sicuro? A me non sembra che funzioni. Provo ad aprire la finestra. Ah sì, avevi ragione. L'informatica e la tecnologia sono ormai entrati in tutte le case, dai computer, dai tablet o gli smartphone, agli elettrodomestici intelligenti, alla domotica. Ormai veramente non riusciamo più a fare a meno della tecnologia. Tecnologia che ovviamente non è entrata in casa nostra tutta quanta all'improvviso, bensì piano piano nel corso degli ultimi anni. Ovviamente non è sempre stato così, fino a qualche anno fa. Il computer, che era anche un affare dalle dimensioni non indifferenti, non voleva partire, per cui ci avevano chiesto se potevamo fare un intervento lì sul posto. In quel periodo curavamo tantissimo l'immagine, quindi quando si andava dal cliente era d'obbligo giacca e cravatta. Arrivati a casa del cliente, il mio collega si sedette con aria professionale, mentre il marito, la moglie e il figlioletto di 6 o 7 anni attendevano il responso in religioso silenzio. Il collega digitò qualche tasto, poi, con tono di voce rilassato e molto professionale, annunciò: niente di grave, semplicemente il computer ha preso un virus. Attimi di panico! La madre preoccupatissima aggrappandosi al figlio: esci, esci, Bartolinzio, che può essere pericoloso! Curare l'immagine, ricordate? Mi fiondai sotto la scrivania con un grido strozzato: io controllo i cavi dietro il case! Lasciai il collega, rosso come un peperone, che si mordeva la lingua e sembrava veramente sul punto di esplodere. Ciao a tutti e alla prossima! Fu storico il ritorno in negozio. Tutta la strada in prima, a 10 all'ora, ridendo fino a farci girare la testa.